Grazie Marcello e grazie a Digital Tree che ci sta ospitando in questa esperienza. Mi fa piacere vedere che siete abbastanza, se no probabilmente avrei dovuto cambiare field di ricerca. E oggi sono qui per parlare di Artificial Intelligence, in particolare nel campo finance. Vorrei raccontarvi un po' di questa applicazione, perché secondo me è innanzitutto sicuramente un'interessante applicazione che è stata trattata in molti modi diversi, quindi ci sono tantissimi approcci diversi con cui viene applicato il machine learning o in generale l'artificial intelligence al mondo finance. In realtà mi sono allargato un pelino troppo, perché finance è un ambiente molto grosso e vi parlerò in particolare di quello che è financial forecasting. Vi racconterò un pelino velocemente chi sono io, un pochino a riguardo del financial forecasting, quindi che cosa significa il problema, quali sono le challenge che si affrontano una per una per andare a tentare di dare una soluzione a questo problema, e alcune soluzioni, alcuni approcci che sono stati provati, e ovviamente perché sono qui a parlarvi e non sono ancora ricco da qualche parte, su una qualche isoletta sperduta. Per dare un po' di contesto parto con una citazione. Quello che stiamo tentando di fare in realtà al giorno d'oggi con l'artificial intelligence è siamo al livello in cui possiamo costruire dei sistemi molto esperti a fare una cosa specifica. Intelligenza, a seconda di quello che in qualche modo si intende, può essere una cosa ben diversa. Chi sono io? Simone Merello, faccio parte di due realtà, due organizzazioni, una un pochino più dal lato business e l'altra un pochino più dal lato della ricerca. Lato business, si parla di Perceptolab. Perceptolab è un'azienda piccolina italiana, in particolare fa ricerca e sviluppo nel settore insurtech, quindi per qualche azienda di grossa dimensione tipo Swiss Re, che è un leader mondiale nel settore della reinsurance. In particolare tentiamo di digitalizzare un pochino tutto, probabilmente prima o poi uscirà anche qualche applicazione scaricabile, per cui si tentano di analizzare quelli che sono i rischi legati alla casa, legati agli ambienti, e tentare di mettere in qualche modo una connessione, far capire agli utilizzatori quali sono le problematiche che si vanno a incontrare in questi campi. In realtà sono qui per parlarvi più della seconda parte, la parte di ricerca. Faccio parte di Senticnet è un laboratorio basato a Singapore, lui è l'head del laboratorio, che è Eric Cambria. In realtà anche lui è di Genova, a Singapore da un po'. Quello che fa questo laboratorio qui è occuparsi principalmente di sentiment analysis, quindi parla delle analisi di emozioni delle persone attraverso testo e varie altre modalità, e in qualche modo tenta di fare un approccio un pelino più ibrido, nel senso che il deep learning, machine learning va bene, però non deve essere tutto un black box, senza fra virgolette né capo né coda, senza capire niente in realtà di quello che sta succedendo. Una cosa abbastanza interessante di cui siamo promotori, se vogliamo chiamarla così, sono i semantic patterns. Quindi se noi prendiamo per esempio una frase come questa, se noi prendiamo una frase come questa, "The car is very old, but it's rather not expensive", una classica tecnica per andare a vedere quello che è il sentiment è fare un averaging, quindi prendo alcune parole nel testo e vado a fare un averaging e dico ok, old è negativa, expensive è negativa, in generale tutto negativo. In realtà però la composizione delle frasi ci dà un po' di informazioni su questo. Si può vedere un pochino come se fosse un circuito logico, quindi con un not che inverte la polarità della frase, un very che amplifica e così via. Quindi in realtà la cosa non è così semplice come fare un averaging, però piuttosto facendo passare un pochino queste emozioni tramite questa sorta di circuito logico si arriva ad avere una qualche informazione di più rispetto a un sentiment della frase piuttosto che delle parole. Quindi quello che fanno in realtà queste qui cose sono almeno in parte, ma larga parte, utilizzabili quindi su questo sito, scaricabili e utilizzabili.
la sentence viene presa e viene divisa in due rami. Una parte va a considerare non solamente le parole, ma proprio i concetti nella frase, che è una cosa un po' diversa. Pensiamo per esempio alla parola cloud, alla parola computing, che in realtà unite danno forma a un concetto che in realtà con le nuvole o con il computing, insomma, col computing un po' sì, però con le nuvole c'entra poco. E dopodiché si arriva a questa sorta di joint forces tra deep learning e sentient partners. Deep learning avviene tramite più o meno una parte di questo affective space di cui parlerò dopo. Ok, vi sono un po' di applicazioni portate avanti da questo laboratorio di ricerca. Quella di principale di cui parleremo oggi è la financial forecasting. Ovviamente anche qui progetti, quindi siete liberi di navigare il sito e andare a guardare quello che volete. Ok, financial forecasting, spieghiamoci un attimino innanzitutto che cosa sono gli obiettivi. Abbiamo una serie di prezzi, idealmente. Qual è l'obiettivo? Abbiamo una serie di prezzi, in realtà di volumi, quindi significa quanto denaro è stato scambiato oggi su quella specificazione. Andiamo a vedere, idealmente, che cosa succederà nel futuro, in qualche modo. Quindi può essere tra 15 minuti, tra un'ora, la settimana prossima, il mese prossimo e così via. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è costruire qualcosa, perché avere informazioni ovviamente sul futuro, dove lo sto puntando, sul futuro ci dà informazioni su quello che possiamo fare oggi. La cosa, come vedrete poi, non è proprio legata al 100% al tentiamo di guadagnare il più possibile. La cosa può essere anche legata al tentiamo di ridurre i rischi il più possibile o cose di questo genere. È un pelino più complesso. Ci sono tanti attori in questa realtà. Un po' siamo noi umani, un pochino ci sono le macchine super potenti, diciamo, ai vertici molto vicine di solito a quelle che effettivamente registrano le operazioni di mercato, e ci sono quelle di cui più o meno andremo a parlare oggi. Questi attori si distinguono per velocità e in realtà anche per decision complexity, quindi idealmente queste macchine qui sono molto veloci, quindi si parla di cose, per esempio, dove io tento di comprare delle azioni a 1000, queste qui vedono per prime che ho comprato le azioni a 1000, le comprano a 999,99 e le vendono a 999,999, in modo tale da guadagnarci quel pochino, e lo fanno talmente, la decisione è stupida, molto facile, però lo fanno in maniera molto veloce e tentano di guadagnare così. Noi parleremo ovviamente di decisioni che si possono ancora chiamare high frequency trading, quindi da intraday, idealmente, quindi all'interno della giornata o di poche giornate, mentre invece ovviamente gli umani riescono ancora ad avere informazioni e a fare decisioni che possono durare anche anni, quindi possono coesistere queste realtà. Ok? Oh, scusate. La prima cosa che ci chiediamo è fattibile? Questo dipende, ci sono un po' di teorie contrarie. Una è l'efficient market hypothesis. L'efficient market hypothesis dice che in realtà, in pratica no, non è fattibile, che a seconda dei vari livelli con cui la vogliamo andare a considerare, il primo livello dice tutte le informazioni relative ai dati passati di prezzi e volumi sono inclusi nel prezzo di adesso, quindi sfruttando questa informazione non abbiamo altre cose, diciamo, non abbiamo informazioni aggiuntive. Stessa cosa con la public information e private. Quindi in realtà, secondo questa teoria, è molto complesso. Il mercato si dice che è efficiente. In realtà un'altra teoria è quella della behavioral economics, e qui si unisce un pochino con quello che vado a fare adesso, ovvero la behavioral economics dice che le emozioni di chi gioca in borsa in realtà sono molto interessanti per quello che riguarda il mercato. Perché? Perché, devo puntare di lì, sentiment, quindi le emozioni di chi gioca in borsa, tendono in qualche modo agli umani a essere, le persone, umani sembra un pochino troppo parlare più con i computer che con, le persone tentano hanno emozioni in qualche modo e tentano di evitare di perdere troppo, avere paura in qualche modo se hanno guadagnato già abbastanza, e tutte queste emozioni in qualche modo diciamo tendono a non farli diventare così efficienti come nella prima ipotesi. Quindi
Per esempio, ci sono state due scuole di pensiero principali nella la financial forecasting, una è la technical analysis e un'altra la fundamental analysis. Technical analysis guarda anche questa andamenti di mercato, quindi andamenti il prezzo delle azioni che va su e giù, e mentre la fundamental analysis dà più informazione a quello che è diciamo tutti i documenti, tenta di capire se a seconda dei vari documenti, a seconda delle varie analisi, a seconda dei vari report di mercato, il valore di quell'azione è corretto oppure è un pochino sopravvalutato o sottovalutato. In particolare, in realtà, tutte queste due scuole di pensiero, secondo alcune teorie, qui in realtà ho allegato qualche reference a qualche paper che trovo interessante, raccontano di come queste due tecniche possono essere anche queste associate a, in qualche modo, il sentiment, quindi uno studio delle emozioni dei trader. Se prendiamo per esempio questo pattern qui, possiamo, idealmente questa è un'interpretazione, possiamo pensare che qui l'azione stava salendo, quindi in qualche maniera vi era molta confidenza, c'era molto emozioni positive, fra virgolette, sul prezzo. Dopodiché si è arrivata a un punto dove i trader hanno iniziato a dire ok, questo è troppo per me. Dopodiché va giù, va su di nuovo, quindi si arriva di nuovo a un punto dove si ritorna giù, in cui per chi compra quel prezzo era di nuovo troppo, e quindi idealmente questa barretta qui non può far altro che scendere, perché sia chi vendeva e chi comprava si sono accorti che questo prezzo qui è troppo per quell'azione. Questa è semplicemente una libera interpretazione, però era tanto per far capire il contesto. Viceversa, il sentiment può essere derivato anche da news, per esempio, o da tweets. Quindi che cosa possiamo fare? Questo qui forse si lega un pelino più alla seconda opzione, quindi quello non della technical, ma della fundamental analysis. Che cosa possiamo fare? Possiamo andare a analizzare quelli che sono i documenti pubblicati, tweet o news finanziarie in un determinato intervallo di tempo, e con una sorta di sentiment analysis andare a vedere se questi valori qua delle emozioni sono correlati agli andamenti di mercato. Un paper interessante di Bullen è una persona abbastanza influente in questo settore, ha fatto vedere come questo sentiment, come questi indicatori in particolare che lui ha scelto di tensione, depressione, fatica e così via, siano effettivamente abbastanza correlati con alcuni eventi. Quindi per esempio qui è stato il giorno della US Presidential Election e possiamo notare come la tensione prima è salita, poi è scesa secondo i suoi indicatori, la fatica due giorni prima della campagna elettorale è scesa, probabilmente perché non si può fare campagna elettorale i giorni subito prima delle elezioni, e in realtà anche con alcune parti alcuni mercati finanziari, per esempio il Dow Jones Industrial Average. Qui Dow Jones è andato abbastanza giù negli ultimi trimestri, e quindi sì, idealmente la depressione sembra salita e così via. Vi è un lavoro che ho portato avanti io, in cui invece con un pochino di tecniche di machine learning, qui dietro c'è una rete neurale ricorrente, qualche cosa anche a livello di attenzione per andare a pesare correttamente le informazioni su varie news. Che cosa ho fatto? Ho tentato di dire ok, vediamo un attimino, io mi trovo al punto zero, quindi nel momento zero, e voglio andare a tentare di predire andamenti, movimenti finanziari, quindi che hanno un inizio e una fine, prima nel passato e poi pian piano spostarmi nel futuro. Con questo voglio sapere se le informazioni disponibili ad oggi sono più correlate con quelli che sono gli andamenti passati del prezzo, se possono essere utilizzati per in qualche modo contro gli andamenti futuri, o addirittura in qualche modo futuri quanti. I risultati, vabbè, con questi due modelli che ho proposto, fanno mostrare, questo qui è un Matthew Correlation Coefficient, un coefficiente di correlazione tra due indici, mostrano come effettivamente questo signore qua che ho chiamato 4, quindi in realtà è quello totalmente nel futuro, vi è ancora un po' di correlazione. Quindi effettivamente le news, perché qui si parla semplicemente di news, che ho oggi
sono interessanti sicuramente perché sono correlate col passato, quindi attenzione, perché le news che sto facendo oggi sono più correlate col passato che col futuro, sto rischiando di predire in qualche modo il passato se le utilizzo troppo, però sembrano essere efficaci un pochino anche con il futuro. Questo problema della financial forecasting ha alcune challenge e adesso andiamo a elencarle con eventuali soluzioni dove è possibile. È un problema complesso, ci sono tanti punti di vista, abbiamo a che fare con dati che sono time series, abbiamo una serie di fattori che andremo a vedere e ci sono vari influencing factor, quindi in realtà non è così semplice come per esempio un'immagine, idealmente se facciamo classificazione di immagine in qualche modo, se facciamo classificazione di immagine abbiamo un'immagine, sappiamo che dentro in qualche modo ci sono degli oggetti e sappiamo che a partire da quella matrice tridimensionale che sono tutti, se vogliamo, gli RGB, canali RGB dell'immagine, abbiamo dentro l'informazione relativa agli oggetti, perché io li vedo, più o meno ricevo similmente quasi la stessa informazione, quindi lo sappiamo. Mentre invece nel caso della financial forecasting non sappiamo esattamente da dove venga questa informazione. Abbiamo a che fare con dati sequenziali, secondo questa review, che è abbastanza interessante, possono essere divisi in tre tipi, quindi sequential supervised learning, dove un esempio di dataset è un language model, quindi dove il primo è classifico la sequence, quindi sia i dati sia i label sono delle sequence. La seconda è la sequence classification, quindi io ho un dato X di input che è una sequence, però in realtà il dato di output è un solo label in qualche modo. Per esempio la sentiment analysis può essere identificata come un problema di questo tipo, quindi ho una serie di parole e ho un solo label, è positiva, è negativa, è neutrale, che cos'è. Oppure abbiamo il problema della time series forecasting, quindi dove noi in realtà addirittura il dataset cambia un pochino, perché potremmo avere semplicemente non una serie di sequence ma una sola sequenza e noi tutto quello che vogliamo fare è dati tutti i valori precedenti, predire il successivo. Ovviamente ci potrebbero essere anche altre sequenze associate a queste, così. Che cosa vogliamo fare? Perché è importante questo? Perché il fatto che siano dati sequenziali ci dà informazioni, ovvero sicuramente i sample di una time series non sono ID significa indipendenti, identicamente distribuiti, in particolare sicuramente non saranno indipendenti. Questa formuletta qui significa per noi, lato finance, significa che se io oggi ho un prezzo di un'azione che è 500, per esempio, io sono abbastanza sicuro che il prezzo di domani sia tra i 495 e 505, ad esempio. È molto difficile che sia 4 o 2300. Quindi, sapendo il prezzo di oggi, ho informazioni sul prezzo di domani. Questa qui è una buona cosa o una brutta cosa? Non lo sappiamo, nel senso che è una cosa difficile da trattare, però in realtà quello che vogliamo fare è sfruttarla, perché ovviamente ci dà informazioni. Quindi invece di un modello che, dato l'input di oggi, predice l'output di oggi, vogliamo un modello che, dato l'input di oggi e possibilmente tutti quelli successivi, ci dia l'output di oggi. Ora è cambiato, ok? Questo in realtà pone anche delle challenge, perché cosa significa? Significa che dobbiamo scegliere quale input dare. Ci sono vari metodi, per esempio lo sliding window method. Io prendo n esempi degli n step precedenti che possono influenzare il mio step attuale e decido di dargli un input. Recurrent significa che oltre agli x che sono gli input do anche i y che sono i label precedenti, quindi siamo proprio, diciamo, in questo caso, nel caso di prima, dove io do sia gli x, sia quello attuale che il precedente, che anche uguale precedente. E dopodiché abbiamo dei modelli come le recurrent neural networks. Le recurrent neural networks funzionano in una maniera un pochino differente, perché tendono a sviluppare una memoria. Una memoria significa che io ho in qualche modo un vettore che, invece di tutte le volte fornire al modello informazioni, guarda, questo è il primo, questo è quello di ieri, questo è quello dell'altro ieri, hai questo vettore che idealmente sintetizza tutte le informazioni da
dall'inizio ad oggi. Ovviamente non può sintetizzarle tutte, dovrà scegliere delle politiche con la quale una piccola soluzione a tutti questi problemi, che entra anche in un gioco in scorte di parole. Trattare questi dati di delle sequenze. Sempre in un paper abbiamo proposto a che cosa di fare questa divisione qui, ovvero è molto importante sicuramente il train e ok. È molto importante tenere il train validation e tutte le volte avere il test set che è distante in qualche maniera dal train validation. Dopodiché ovviamente se vogliamo fare esperimenti tipo cross validation, anche questo tutte le volte ci sarà da prendere in qualche modo i sample che utilizzo per fare per analizzare gli errori, analizzare il mio modello, dovranno essere sicuramente presi precedentemente quelli futuri che utilizzo effettivamente per la validazione. È molto importante, anche se serve in piccolo, questa cosa qui che è RSMC margin. Perché? Perché in realtà se noi dividiamo, ci sono tanti lavori che non lo tengono in considerazione. Vi faccio un esempio di una cosa che era successa a me trattando con questi dati qua, perlomeno all'inizio. Succede che stavo parlando proprio di questo recency margin qui e vi volevo raccontare di ci sono molte persone che non lo utilizzano. Qual è il problema? E soprattutto con dati abbastanza piccoli come quelli che utilizzavo io per fare gli esperimenti, perlomeno in fase iniziale, è morto perlomeno con quelli che facevo io in fase iniziale, senza questo molta parte del test è dipendente dal train. Quindi uno dei primi esperimenti che avevo fatto era quello di costruire una kernel SVM su questi dati qui, molto semplice, per andare a vedere un pochino come si comportava. E la kernel SVM ovviamente mette delle gaussiane dove ci sono i punti del training. In pratica tutta la prima parte del test era molto molto simile con l'ultima parte del train, quindi praticamente stavo facendo un errore, stavo calcolando un errore sul test che in realtà dava risultati eccellenti. Probabilmente sarei con la Lamborghini in questo momento se funzionasse veramente, ma in realtà era sbagliato, perché in realtà questa parte del test, la prima, era tutta dipendente dalla parte di train e validation. Il secondo problema di cui stavamo parlando era quello delle trends and seasonalities. In particolare questo problema, il primo punto di vista, il mercato si muove in trend. Che cosa significa questo? Significa che non tutti i dataset sono ottimi, anche se sono molto 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 vari, molto grossi. Per esempio questo qui mi sembra Standard & Poor's, che effettivamente in questi probabilmente 15 anni, non so neanche quanti sono, è andato praticamente sempre su. Quindi un modello che predice sempre alto in qualche maniera avrebbe dato dei risultati molto buoni. L'altra parte sono le seasonalities, quindi abbiamo qualche informazione anche da questo punto di vista, quindi pattern che si ripetono. Questi due problemi sono abbastanza noti dal punto di vista della technical analysis. Quindi la technical analysis dà delle informazioni che sono già in qualche maniera differenziate. Differenziare le informazioni in generale dà più informazione rispetto a prendere la time series per come è. Quindi se vado a prendere il prezzo, per esempio il prezzo oggi è di 1.203 euro, non ho molta informazione su che cosa dovrei fare, se dovrei comprare, se dovrei vendere, mentre invece in qualche maniera se vado a dare un'informazione, questo qui è un tipico indice simple moving average che è utilizzato nella technical analysis, in pratica in questo caso qui questo indice che cosa ci dice? Ci dice se il prezzo di oggi è quanto in percentuale è più alto rispetto all'average degli asset price. Il terzo problema è che, forse il principale, è che la valutazione di questi sistemi è molto molto complessa. Prima di tutto ritorno al discorso di prima, quindi io ho 15 anni di dati,
faccio training fino a qui, fino al 2016, faccio test dal 2016 al 2019, va tutto bene, però in realtà magari ho un modello che va tutto bene perché ha predetto solamente l'esatto. E quindi, siccome per la presenza di questi trend dobbiamo selezionare un dataset che sia aware in qualche modo, che sia consapevole di queste criticità. La seconda cosa è che se andiamo a modellare il problema come una classificazione, no, diciamo gli strumenti che si usano di solito, tipo Precision, Recall e Confusion Matrix in generale, non ci danno proprio l'informazione che vogliamo noi. Cioè, l'informazione che vogliamo noi è: ma noi quanto possiamo guadagnare con questo sistema? Oppure quanto siamo forti e robusti rispetto ai rischi di mercato? Questi indicatori sono più lato data science, se vogliamo, ma non ci danno tutta l'informazione. Un altro problema è quello della data balancing. Quindi, dato che vi sono queste time series, questi trend, è molto importante fare data balancing. Vi sono diverse tecniche, quindi undersampling, oversampling e così via. Bisogna stare però attenti perché, ad esempio, una delle ultime cose che è successa su qualche paper è quello che hanno applicato delle threshold su tutto il dataset. Cosa significa? Che queste qui non sono gli andamenti di mercato, ma sono i cumulative record, quindi il prezzo di oggi meno il prezzo di ieri. Vanno a vedere e si fa classificazione. Una delle tecniche è proprio di fare classificazione di questo andamento, se il prezzo di oggi rispetto al prezzo di ieri sono andato su o sono andato giù, o meglio, il prezzo di domani rispetto a quello di oggi. Quello che si fa è: ok, ho il dataset, siccome sarà sicuramente sbilanciato, andiamo a prendere due threshold e a eliminare tutto quello nella banda rossa in modo tale da avere il 50% di sample positivi e il 50% di sample negativi. Attenzione, perché questo qui in realtà poi non è proprio così, soprattutto se lo si fa su tutto il dataset, a parte che potrebbero succedere cose strane. Per esempio, non è detto che questo sia bilanciato, perché magari, guarda caso, ho il training set che è tutto qui e il test set che è tutto qua, quindi molto di sotto. Però potrebbero succedere anche delle altre cose. Ad esempio, quando io in realtà vado a utilizzare questo sistema nel mondo reale, io non posso avere queste bande qui, quindi in pratica io sono, essendo che non lo conosco a priori, il valore era proprio quello che vado a cercare, non posso dire: ah no, ma se sono qua dentro allora non utilizzare. Ovviamente un'altra cosa importante è utilizzare in qualche modo delle metriche che sono indipendenti dal data vacancy. Una molto importante è il Matthew Correlation Coefficient, che ho utilizzato precedentemente. È semplicemente un indicatore che è una formuletta basata sulla confusion matrix, che tenta di essere il più possibile invariante a diciamo tutte le possibili differenze in qualche modo nella confusion matrix su tutta l'Italia, un balance dei dati. Una cosa molto importante è, per avere una valutazione abbastanza robusta, è quello di avere una two-step evaluation. Che cosa significa? Beh, significa che, punto primo, in realtà attenzione a sempre a i modelli che funzionano per una sola stock. Perché? Perché avere questo modello del genere che funziona per una sola stock è in realtà come testare un modello di machine learning su un solo sample. Quindi in pratica quella volta ci è andato bene, per quel pezzo di test ci è andato bene, però io in realtà mi piacerebbe personalmente avere un modello che funziona su più stock, quindi non è detto che funzioni solamente su una sola. In realtà attenzione, perché le stock sono connesse, quindi in realtà dovremmo tentare in qualche maniera, se trattiamo stocks diverse, come time series diverse, come sample diverse, in realtà non è vero neanche questo, perché sono connesse, quindi non sono indipendenti. Two-step evaluation perché? Perché prima andiamo a testare il modello con data science metrics in qualche maniera, e poi andiamo a misurare e dire: ok, ma proviamo questo modello per fare una vera simulazione, cioè una simulazione di trading che sia il più vera possibile, e andiamo a vedere cosa succede in quel caso, ovviamente con, diciamo, metriche speciali della parte. Ultimo problema: financial writings in realtà sono molto complessi. Perché? Perché questo qui è un tweet molto famoso di Elon Musk, perché una volta dato quel tweet lì il prezzo è cambiato molto della Tesla. Per farvi capire, analizzare questo tweet qui in realtà sarebbe molto molto complesso dal punto di vista sia dell'NLP sia della finance. Perché? Perché qui manca il soggetto dal punto di vista inglese,
dobbiamo avere una sorta di identity recognition, quindi che cosa vuol dire Tesla, a chi mi sto riferendo, a quale entità mi sto riferendo. Dobbiamo avere una cosa simile che in realtà non è, da quello che so, non vi è molta letteratura riguardo, su in qualche modo il number reasoning, cioè questi sono 400 utenti, ok, che cosa sono? Sono dollari di che cosa? Cioè che cosa significa quel prezzo lì, è legato a che cosa? E poi in realtà abbiamo dei concetti specifici della finance, del mondo finance, quindi non è così semplice. E questo qui è tutta una branca che specifica per questo settore, che è quello finance, al giorno d'oggi, diciamo, manca perlomeno. Passiamo infine agli approcci, quindi una serie di approcci che sono stati utilizzati nei problemi. Vorrei iniziare in realtà con un piccolo, una storia reale. Questo qui è un libro che sto leggendo, vabbè, tra l'altro ci ho fatto la foto col telefono, ed è ovviamente una storia abbastanza vera. Queste cose di cui stiamo parlando oggi in realtà funzionano veramente adesso, nel senso che nel 2013, quindi neanche tanto adesso, alcuni hacker hanno violato l'account di Twitter dell'Associated Press. Alle 13:07 hanno inviato un tweet dicendo che Obama era stato ferito, e quindi cosa succede? Che algoritmi finanziari di quelli che stiamo raccontando al giorno d'oggi monitorano costantemente i tweet, le news e così via, hanno reagito all'istante e hanno cominciato a vendere l'azione impazzata. Il Dow Jones è sceso nel giro di 60 secondi e ha bruciato 130 miliardi. Quindi in realtà queste cose, questi approcci, questi sono quelli pubblici che vi racconterò. Ci sono ovviamente tantissimi approcci privati, a quanto pare c'era nel 2013, ci sono anche oggi, quindi c'è buona speranza che effettivamente funzioni. Idealmente durante il tempo si c'è mossi partendo da un approccio più dalla regressione del prezzo, quindi ho il prezzo oggi, andiamo a vedere quale sarà per domani, alla classificazione dei records, quindi cosa significa? Significa vado a calcolare la differenza tra il prezzo di domani e quello di oggi e vado a predire se sarà positivo o se sarà negativo, quindi in pratica se il mercato andrà su. Uniamo le informazioni di news, tweets e così via, perché ovviamente sono informative rispetto a quello che stiamo facendo, e dopodiché vi sono un po' di tecniche avanzate di machine learning. Ovviamente ce ne sono alcune che sono proprio completamente custom per machine learning, in letteratura non ne ho neanche parlato perché mi sembrava un pochino troppo specifico, però in qualche modo trovate tutto. Una cosa molto importante è che cosa stiamo tentando di predire. Quindi all'inizio si faceva price regression, però quindi sono qua, voglio sapere quale sarà il prezzo di P, prezzo P di T plus 1. Che cosa significa questo? Questo ci dà un problema, perché in realtà è molto semplice col prezzo di oggi predire il prezzo di domani, nel senso che è commettere un piccolo errore. Quindi se io per esempio dico il prezzo di domani è uguale a quello di oggi, mediamente commetterò un errore del 2-3%. E così qui è un modello banalissimo che in realtà non dà nessuna informazione. E l'errore è abbastanza. Si è passati poi a un problema un pochino più in forma di network classification. Quindi no, non voglio predire il prezzo di domani, ma voglio predire il segno della differenza, in qualche maniera. Questo è più interessante, ovviamente, perché è più relazionato a quello che a noi interesserebbe. Però attenzione, piccolo bit, che c'è anche uno step successivo. Perché? Perché in questo modo qui, se andiamo a fare una classificazione del genere, questa, diciamo, il valore assoluto in qualche maniera, quanto è ampio questa roba qui, non ci dà, lo trattiamo sempre uguale, perché se è alto così o se è alto così, lo trattiamo sempre uguale. Questo qui in realtà non è quello che vogliamo fare, perché in questo caso qui, diciamo, label di una fluttuazione finanziaria di 0.01 sarà trattato esattamente uguale alla fluttuazione finanziaria del 5%. Però in realtà quello che vorrei fare io è fare trading su quella del 5%, ma non quella del 0.01. Per esempio, un approccio un pelino vecchio è stato portato avanti anche proprio da Joshua Benjo, quindi abbastanza famoso nel campo, e lui proponeva in qualche modo di fare training di un modello, non era proprio un neural network, per fare ranking, diciamo, dei
dei pesi di un portfolio. Idealmente pesi di un portfolio significa abbiamo un vettore la cui norma deve essere 1, dove 1 è il capitale a disposizione, andiamo a vedere dove associare il mio capitale in percentuale, tutti i vari stocks che sto considerando. Lui ha fatto notare come, ok, ma se io lo faccio training di questo modulo in una maniera totalmente, diciamo, legata al machine learning, quindi con una metrica di mean square error, e se io invece faccio training con un qualcosa che è un pochino approssimativo, però è sempre relativo al financial gain, come si può notare, quello relativo al financial gain, tutto sommato, ottiene dei discreti risultati, mentre invece quello relativo al mean square error, non molto, diciamo, quantomeno c'è un improvement. Un altro lavoro, sempre da Bullen, parla di un pelino più complesso di un self-organizing neural network, insomma una sorta di neural network, dove, e questo lavoro ovviamente è sempre legato a quello di prima che ho presentato, collegando Twitter, quindi sempre tweets, si va a stimare qui ovviamente prende in considerazione anche cose un pochino relative dal natural language processing, quindi Twitter e così via, va ad analizzare indicatori, quali indicatori della sentiment, e loro sono andati a vedere se questa cosa qui può produrre dei guadagni o così via. In particolare hanno mostrato come ci sono degli indicatori, quelli che ho mostrato prima, come Calm o Happy, che sono effettivamente, che sembrano correlati con un andamento almeno di questo tipo, e leggende narrano che sono riuscite a raggiungere un'ottima chiusura sia nel dire. In pratica, da quello che so io, questo metodo è stato anche provato nella pratica, ma poi successivamente non ha funzionato per qualche motivo. Un altro metodo è quello di non concentrarsi solamente su, diciamo che fino adesso ci siamo risposti a una domanda, abbiamo detto ok, o meglio una risposta. L'idea era quella, ok, questo asset, questo stock idealmente andrà su tra oggi e domani, allora lo devo comprare. In realtà il problema è un pochino più complesso, ovvero il problema corretto sarebbe dire ok, io devo investire il mio capitale oggi per ottimizzare il guadagno e minimizzare i rischi. Che cosa devo fare? Questo qui, vabbè, è un problema un pochino più in forma matematica, quindi dobbiamo ottimizzare il rischio, ottimizzare il record. Vi è stata proposta, in realtà questo qui è un pochino parte del mio laboratorio, è stata proposta un approccio di questo genere qui, che cosa va a fare? Va a mischiare delle cose derivanti dal mondo finance con qualche cosa derivante dal mondo più del machine learning. In particolare, in pratica, questa matrice Q viene poi una stima e viene poi ottimizzata tramite inserendo delle informazioni relative ai volumi, ai sentiment e così via delle stock. Questo che cosa serve? Serve anche non solo per un problema, come dicevo prima, era proprio quello della valutazione, ma poi di queste cose mi posso fidare. Questo serve proprio un pochino anche per fare quello, ovvero questo modello in qualche modo può raccontarci più una storia rispetto a un ti dico che andrà su compra. Per esempio potrà dirti qualcosa dicendo guarda, da financial theorems, da cose note del finance, ti posso dire che secondo me questo stock andrà giù del 70%, però in realtà ho analizzato il quit, ho analizzato il sentiment, ho analizzato i volumi e in realtà scopro che il sentiment sul mercato non è così tanto basso come si suppone, e quindi magari dovresti vendere un pochino di azioni Apple, ma così tanto. Vi sono tanti altri approcci, questo qui è solamente una ciliegina, ovvero vi sono anche approcci di reinforcement learning a questo problema. Reinforcement learning è un problema di machine learning dove noi in realtà lo modelliamo come un agente e un ambiente. L'agente interagisce con questo ambiente e ovviamente l'obiettivo di questo agente è di dare la corretta interazione con l'agente per ottimizzare anche lì un reward. Questo qui può essere anche di nuovo, i problemi di finance possono essere di nuovo in qualche modo pensati in questa maniera, ovvero io posso pensare con le mie azioni di comprare, vendere, tenere posizioni e così via, di influenzare in qualche maniera il mercato,
perché probabilmente sei piccola percentuale, e in qualche modo questo mercato ha una retroazione su di me, perché questa retroazione mi dirà hai guadagnato, hai perso, così. Parliamo di natural language processing, parliamo anche di word embeddings. Word embeddings, come magari probabilmente qualcuno di voi saprà, sono più o meno una maniera per associare vettori a parole, possibilmente derivante dal significato. Questi due sono due tipici, questo qui di cui vi parlo sono tutta roba che è pubblica, quindi la potete utilizzare. Che cosa significa? Questi modelli tentano di imparare questi vettori in modo tale che questi vettori abbiano alcune proprietà. Word of Echo Globe sono due di questi algoritmi che tentano, ad esempio è stato mostrato come se io faccio delle cose abbastanza simpatiche e banali su queste operazioni, su questi vettori, e faccio per esempio la distanza tra Kin e Kin e Queen viene uguale alla distanza tra Man e Woman, o così via. Quindi significa idealmente che questa qui potenzialmente potrebbe essere il concetto di sesso, in qualche maniera potrebbe rappresentare questa breccia. Affecting Space è una cosa molto simile, però è un algoritmo che è stato pensato proprio per tendere in modo tale unire concetti che sono con delle emozioni, con del sentiment più simile possibile. Un'altra cosa che si fa nel mondo finance è considerare dei modelli molto banali. Perché? Perché Natural Language Processing ha raggiunto livelli che sono abbastanza complessi, però in pratica per tutto quello che ci eravamo detti prima, quindi sulla complessità dei tweet o dei financial writings per il mondo finance, questo qui è una cosa che, quello degli embedding, non funziona propriamente bene. Perché? Perché tutti gli embedding di cui abbiamo parlato prima in realtà hanno visto, sono stati ottimizzati su contesti molto diversi da quello finance. Quindi in pratica se li si utilizza per il finance, non dico che sia esattamente una proiezione random, però insomma non funzionano benissimo. Quindi alcuni meccanismi molto molto più semplici, tipo per esempio andare a contare il numero di parole in alcuni dizionari. Lugram McDonald è un database, se vogliamo, di parole negative, positive e varie altre specifiche per finance. Quindi in particolare troveremo, diciamo, delle cose che sono state proprio costruite per financial writings. E quindi questa cosa è sicuramente banale e non buona, però in qualche modo, considerando che l'altra è un pochino non ottimizzata sicuramente per la finance, diciamo anche questo metodo qui ha la sua importanza. Ok. Infine volevo raccontarvi di un piccolo un paper che andrò a presentare a breve. Che cosa abbiamo fatto? Qual era il mio lavoro in questo paper? Ok, ci sono tre punti fondamentali che secondo me sono abbastanza importanti. Il primo è che non dovremmo fare una classificazione se il mercato andrà su o giù, ma dovremmo fare una regressione. Questo per tantissimi motivi. Il primo è perché io mi serve proprio quell'informazione, cioè io voglio evitare di puntare sulle fluttuazioni che sono molto basse, ma io mi voglio concentrare solamente su quelle che sono alte. Quindi questo meccanismo, come poi farò vedere dai risultati, mi permette proprio di andare a fare azioni di mercato in qualche maniera, comprare, vendere e così via, solamente quando il valore assoluto di queste fluttuazioni è alto sulla sufficienza. Weight sampling, perché? Perché per noi, di nuovo, tutte le fluttuazioni non sono uguali, quindi il modello ha diritto di sapere in maniera che noi siamo più informati, più siamo più interessati alle fluttuazioni più alte. E in realtà, siccome tutte le stock sono connesse, abbiamo inventato una sorta di transfer learning si può fare in diverse maniere, vi racconterò come ho fatto questo. Transfer learning significa prendo un modello, prima di tutto faccio una sorta di training su un qualche campo, per un qualche task, e poi applico quello che ho imparato da questo task, lo trasferisco in qualche maniera al mio task di interesse, perché magari può portare informazioni. Ho fatto training di 8 modelli in tutto, in realtà, e i risultati sono un average di questi
tutti questi modelli, modelli molto semplici anche qui, quindi una feed forward neural network normale, SDN con due tipologie di input, quello derivante da Fatty Space, quello derivante da i financial writings di Lugan, McDonald, Dictionary di cui vi ho parlato prima, e le ho applicato questi quattro modelli prima per la classificazione e poi per la regressione. Per quanto riguarda il transfer learning, qual è l'idea? L'idea è che gli andamenti finanziari delle stock sono abbastanza correlati, quindi quello che succede con una, per alcuni sempre teoremi finanziari, soprattutto se nello stesso mercato, si riflette abbastanza sull'altro. In pratica, facendo un training di più time series, mi può dare abbastanza dati, in qualche maniera può aumentare il mio dataset, e questa è una cosa molto importante perché, fra parentesi, è più facile trovare dati relativi a tante stock rispetto che a una stock per 20 anni. E dopodiché posso fare un fine tuning, quindi trainare di nuovo sulla specifica stock il mio algoritmo, il mio modello, perché per esempio, siccome stiamo prendendo anche dati di input che sono di tipo testuali, per la stock della Apple mi immagino che il termine Apple o iPhone è probabilmente più importante per altre stock come Facebook, così via. In pratica, in realtà, questo qui è una metrica che è in Inspire Error, ho notato come i modelli trainati col transfer learning raggiungono degli errori molto più bassi, cioè significativamente più bassi, su tutte su tutti i tipi di records rispetto a quelli senza transfer learning. Spiego un attimino questa, che ce la ritroveremo anche nell'altra slide. Siccome adesso vi ho raccontato che i return di valore assoluto diverso sono diversi, perché a me interesserebbe più fare comprare e vendere quelli alti rispetto a quelli bassi, allora quello che vado a fare è lo metto in pratica, quindi vado a fare la mia valutazione su tutti i vari tipi di stock, quindi da questa parte del grafico ci saranno quelli potenzialmente bassi e da quest'altra parte del grafico ci saranno quelli abbastanza alti. Questi qui sono alcuni risultati. La prima cosa che volevo fare notare è questo qui, dove sono normalizzati, quindi è normalizzati nel senso che al 100% dei return sono dato valore 0. Le linee continue sono quelle di regressione, le linee tratteggiate sono quelle di classificazione. Questo è proprio quello che ci dicevamo prima, cioè se io prendo un modello di regressione che è stato trainato proprio per predire non quanto è sicuro in qualche maniera se il mercato va su o giù, ma proprio di quanto il mercato va su o va giù, che cosa posso fare? Io posso prendere una threshold e dire ok, allora il mio modello mi dice che va su dello 0,3%, io voglio fare trading, voglio comprare o vendere solamente se questo valore è superiore al 2% o 1% e così via. E questo qui è proprio che cosa significa andare a fare trading su le varie, con una threshold sempre più alta. Notiamo che i modelli di regressione, questo qui ovviamente è stato siamo al two-step evaluation, quindi al secondo step, quindi quello dove lo applico effettivamente a una vera prova di trading in qualche maniera. E effettivamente i modelli di regressione, aumentando questa threshold, effettivamente il guadagno aumenta, e anche lo Sharpe ratio, che è un'altra misura relativa al mondo finance, sono tutti valori che aumentano. Quindi significa che se io riesco ad avere qualche informazione su questa threshold, sono più orientato in qualche maniera, questo mi dà un incentivo. Mentre invece i modelli di classificazione questa informazione non la contengono, quindi io posso scegliere, posso mettere la threshold che voglio sul loro valore, ma in realtà non mi interessa. Questo qui, vabbè, è per dirvi qualche risultato non normalizzato, quindi sempre quelli continui sono i modelli che vi ho descritto prima di regressione, e a quanto pare l'annualized gain era abbastanza alto, quindi era più del 100% in questo caso. Una piccola conclusione, ok, qui notate, visto che si parla di regressione, è anche interessante far vedere le predizioni proprio. Queste qui erano le migliori e queste qui erano le peggiori. Una cosa molto interessante, che in realtà ho notato quasi recentemente, è che queste qui sono, mi sembra che un'unità equivale a 8 ore o qualcosa del genere, un'unità equivale a un'ora.
notiamo come anche in realtà anche per quelle negative, ma su quelle positive, su quelle le migliori è molto facile vederlo. All'inizio, quindi circa fino a 300 ore, per tutte e due questo vale, il modello era molto preciso. Poi in realtà dopo le 300-400 ore che l'ho utilizzato, il modello iniziava a non capirci più niente. Quindi è molto interessante anche notare questo, perché ci dice che, ok, magari dopo 300-400 ore potrebbe essere il caso di aggiornare un po' il modello, fare un retraining e fare qualcosa del genere. Conclusione. Perché sono qui a raccontarvi e non sono ricco? Sono una serie di motivi. Non ho Lamborghini perché mi piacciono le moto. Funziona questa cosa? A quanto pare sì, per la storia che vi ho fatto prima. Vi è tanto lavoro che non è pubblicato. Questi metodi qua, soprattutto quello di cui vi ho parlato, possono richiedere tantissimo capitale. Quindi, ad esempio, il metodo che vi raccontavo prima era fatto in modo tale che ogni ora reinvestiva il capitale su tutte le stock in base a tutto a quello che gli diceva il modello e punto e basta, perché sennò non funziona l'esperimento, e via uno stock il quale magari una stock costava 1200 euro, 1300 euro. È importantissimo il testing, quindi non ci possiamo fidare così. E attenzione, perché idealmente i mercati, magari c'è ancora spazio per fare questo, ma stanno diventando più efficienti. Quindi questi modelli qui probabilmente non, sarebbe un esperimento interessante se qualcuno avesse voglia di farlo, se vengono testati sui dati del mercato attuale, quindi 2010 in poi, e se vengono testati sui dati del mercato del 1970, probabilmente otterrete risultati molto molto differenti, supponendo di avere input testuali e disponibili per quello. Questo perché adesso, al giorno d'oggi, è effettivamente più difficile fare queste cose, perché potenzialmente i trader sono diventati più furbi. Ovviamente questo tutto poi dovrà essere trasformato in una cosa di realtà. Quindi, ok, ultima nota, questo qui idealmente voleva essere un recap di che cosa potete, un'introduzione un pochino a quello che potete trovare in giro. Vi sono dei dati, quelli delle stock con qualche limite sono diciamo, ve ne trovate a centinaia. Vi sono dei dati testuali li potete trovare su Twitter, però in realtà delle restrizioni, mi sembra un mese, quindi, o tre mesi, comunque ne fate poco. Vi sono delle news che sono un pochino più interessanti, che le ho trovate su questo sito qui, anche qui for free. Dove trovare delle reference? Queste slide, se le volete chiedete a me o a Marcello. Tutte le reference che ho messo su queste slide, vi è anche un lavoro della mia tesi che sono disposto a passarvi se siete interessati. Quindi grazie. Se avete delle domande, ovviamente. Ah, forse mi sono scordato di parlare sufficientemente forte perché mi sentisse la telecamera. Pazienza, se vai ti chiamiamo per ripetere tutto. Sì, sì, sì. Una domanda, hai doppiato nel video. Sì. Per le time series, la fase di feature engineering la fate a mano o applicate uno strato convoluzionale prima? Allora, diciamo che nei lavori che ho fatto principalmente vi sono due principali problemi a questo, diciamo nella parte di feature engineering. La prima è per quanto riguarda dati di technical analysis, perché diciamo idealmente questi modelli prendono sia dati testuali che indicatori di technical analysis. Gli indicatori di technical analysis sono molti e ognuno dei parametri. Come ho fatto io questo? Ho fatto con della semplice feature selection, quindi feature selection con dei vari modelli. Dal punto di vista, diciamo, un pochino più delle time series, anche qui vi è da scegliere una finestra d'ingresso, se parliamo dei, non so quante slide fa era, però se parliamo della finestra, diciamo, di ingresso, esatto, queste qui, via una finestra d'ingresso, devo scegliere la dimensione di questa finestra d'ingresso. Anche qui questo problema più o meno si può ovviare con le recurrent neural network, che idealmente lo dovrebbero imparare da sole, però in pratica non c'è una risposta certa, cioè bisogna provare e bisogna vedere che cosa funziona meglio.
Io avevo provato con, avevo fatto feature selection sicuramente su un subset degli, per trovare gli indicatori e i parametri associati di technical analysis, e avevo fatto esperimenti con vari tipi di features relative all'NLP e diciamo estratte da news e tweets. Hai scritto che è provato su dati reali, però è anche provato su un conto reale oppure su un simulato? No, questo qui è, allora, le ultime simulazioni è stato provato simulato, però è stato provato simulato esattamente come se fosse nella realtà. Quindi l'unica differenza è che è relativo, forse questi dati qui sono relativi al 2018, mi sembra. No, qui non c'è scritto, però sono forse relativi al 2018 e non ero nel 2018 quando l'ho fatto. O ero qualche un po' di mesi. Non sono andato in reale. No, non sono andato in reale, però questi dati qui, in particolare questi gain che vedete, contano tutto. Quindi dentro vi è, per esempio, un'altra cosa che non si conta ma qui c'è, è la commissione. Qui, per dare questi dati qui del 100%, 120% a quanto pare, questi tengono conto dei costi di commissione per ogni trade che si simulava, in particolare non mi ricordo il nome, mi sembra che sia un Backtrader, è un'applicazione, un tool di Python che vi permette proprio di, ok, tieni, queste sono le time series dei prezzi in quell'anno lì, ok, tieni, questa è la mia strategia di mercato, applicala e fammi sapere quanto hai guadagnato, fammi sapere tutti questi indici. Quindi in praticamente non l'ho fatto in reale, real time, anche perché è complicato farlo real time, quindi richiede delle competenze che insomma c'è da sviluppare per averle, però offline in qualche maniera con queste cose qui è molto... Però quello quindi l'hai studiato su un time frame, cos'era, di un'ora, quello che abbiamo visto dove c'era... Questi risultati... Quindi sono non è un time frame particolarmente veloce... Allora, certo, può anche applicare volendo manualmente. Certo, sì. In realtà vi è anche un lavoro che ho fatto su per quanto investire. Cioè qui investivo, diciamo, la frequenza, reinvestivo ogni ora in qualche maniera. Sicuramente si può ottimizzare. Questo qui, a mio avviso, era una buona scelta. Un'altra cosa di cui non ho parlato qui è che vi è un paper che potete trovare da qualche parte, sempre mio, che si chiama Predicting Market Trends But When, che in pratica spiega, che tenta di, è molto breve, tenta di ottimizzare questa cosa qui. Quindi dice, ok, adesso devo investire in qualche punto, ma per quanto dura, qual è la durata ottima di questa di questo trading? L'ideale, d'accordo con i miei esperimenti, ma in realtà anche con qualche cosa che ho già trovato in giro, era che all'incirca una settimana sembra essere una cosa più quantomeno con cui c'è più correlazione. Quindi sì, si può andare molto veloci sicuramente, però non è detto che sia la cosa giusta da fare. Scusa, le piattaforme che hai usato per fare questi esperimenti, il linguaggio piattaforma? Allora, io ho utilizzato principalmente Python. Qualche API tipo quelle che vi ho dato, quindi queste qui, quindi se volete giocarvi ci potete giocare. Per fare il trading in maniera abbastanza professionale vi è un'applicazione, che diciamo un modulo di Python che trovate, che mi sembra che si chiama Backtrader. Se siete interessati c'è l'email, vi scrivo. Ma proprio per le reti, diciamo, per le reti io utilizzo sempre TensorFlow, Keras e tonnellate di GPU. Quanto è importante, cioè dovendolo mettere in produzione, la risposta, cioè la frequenza, si riesce a fare frequency con questo? Allora, sicuramente sì, si riesce a fare frequency, cioè high frequency trading. Vi sono ovviamente anche, diciamo, come dicevo prima, non è detto che fare high frequency trading sia la cosa giusta da fare, soprattutto dipende da stock a stock, dipende da tante, diciamo, più principalmente da mercato a mercato anche. Però, come dire, sì, sicuramente si può fare. Un modello di questo tipo qua può dare una risposta ogni decimo di secondo, quindi nel senso magari non più sotto di quello, ma non credo ci sia problemi di andare più sotto di quello.
diciamo che il problema principale, secondo me, per farlo realmente real time è avere un sistema che real time deve collezionare tutte le news sino a quel momento lì, elaborarle e poi in real time dare l'output. Quindi non è principalmente una mancanza del modello che non è sufficientemente veloce o che cosa, è proprio costruire il flusso di dati in ingresso real time, che innanzitutto ha un costo sicuramente e ovviamente anche l'output. Scusa, hai valutato più o meno il tempo che dalla news ha influenza sul mercato? Sì, perché quello lì è un problema abbastanza interessante e era proprio il risultato che vi ho raccontato più o meno all'inizio, che quindi era questo qua. Quindi secondo i miei esperimenti, se io sono in zero, tutte le informazioni delle news in zero, all'incirca sono abbastanza correlate sino a, in questo caso era 4, quindi 4 giorni dopo, perché la mia finestra temporale era 4. Sì, perché poi c'è il tempo in cui la notizia si diffonde, perché una cosa è il fatto che esca il tweet di Obama, ma che poi lo conoscono tutti, esatto. Ci sarà un certo tempo. Diciamo che secondo le teorie che vi raccontavo prima, quindi quelle dell'efficient market hypothesis, questo tempo è nullo. Quindi è principalmente zero, significa che appena viene pubblicata, tutti, se il mercato fosse efficiente, sarebbe subito utilizzato. In realtà questo studio dice che le informazioni che ho a questo momento qui sono utili per predire diciamo fluttuazioni passate, però in realtà se prendo le informazioni fino a 4 giorni dopo, in maniera qualche cosa ci dovrebbe essere. Sì, in tempo reale è il momento in cui tutto il mercato lavora su delle macchine del genere, a quel punto tutte acquisiscono l'informazione in quel momento e quindi l'informazione è, ma se invece passa in parte sull'umano, chiaramente a un certo periodo. Poi... Certo, sì, diciamo che come dicevo prima, questi qui sono sistemi che non è che uno esclude l'altro, cioè possono coesistere, nel senso che queste, se vogliamo andare sul veloce, qui si parla di nanosecondi, microsecondi, sì. Non so, probabilmente microsecondi. Qui una decisione lato umano può durare probabilmente anche una settimana. Sì, perché viene valutata, certo. Però in realtà queste cose qui possono coesistere, nel senso che qui si basano su una frequenza molto veloce e qui si basano sicuramente su una frequenza molto più bassa, però in realtà per ora la decision complexity, quindi sia la lunghezza dell'investimento sia la complessità dell'investimento, è molto più complicata.